Il Vangelo che ascoltiamo oggi ci riporta una celebre frase di Gesù: «La verità vi farà liberi». In un momento in cui tutti rincorriamo tante notizie di cronaca che ci interessano, in un momento in cui tutti cerchiamo di stare in guardia dalle false notizie, ci accorgiamo che il Signore ha proprio ragione. Per prendere la decisione giusta, per valutare nel modo corretto una situazione, per voler bene alle persone, abbiamo bisogno di sapere come stanno davvero le cose, abbiamo bisogno di sapere la verità. Allora forse un primo pensiero che ci viene dal Vangelo e da questa frase del Signore è un pensiero di gratitudine. Noi cristiani abbiamo la fortuna di poter contare su una parola vera, non uno slogan, non una pubblicità, ma invece una parola che non passa di moda, che non cambia, che rimane vera. Ci viene un motivo di gratitudine e forse anche un invito a un impegno. Impegno a trovare il modo di dire anche noi oggi una parola vera alle persone. Una parola che rende liberi, una parola che permette di essere corretti, una parola che magari è capace anche di ricucire qualche torto. La verità del Signore ci fa liberi, di questo gli siamo grati e gli chiediamo di essere capaci anche noi di dire una parola vera e una parola che libera.